Buongiorno gente, bentornati sul canale. Purtroppo, come avrete visto dal video dell'incidente, ho avuto appunto un incidente. Come auto sostitutiva mi hanno dato una Ford Fiesta ST da 200 cavalli ed eccoci qua al Moncenisio per divertirci un po'. Allora, devo dire che abituato ai 33-35 quintali del Ducatone, che monta un motore 2320 cavalli, multijet, credo, è veramente sconvolgente. Qui c'è il Velox, la potenza che riesce a sprigionare questa macchinina così piccola, leggera. Fa veramente paura. E tra l'altro mi devo abituare anche agli spazi di frenata, che sono completamente diversi. Ovviamente ha dei freni più potenti, ma soprattutto pesa 13 quintali invece che 35. E quindi anche le staccate possono essere un po' più aggressive. Però ci abituiamo lentamente. Questa strada non me la ricordo molto bene, l'ho fatta un po' di volte. È la strada che sale al Moncenisio e poi va in Francia, però non me la ricordo così bene da osare, quindi con calma. Il motore fa casino, fa tanto casino, io non sono abituato a tanta potenza e questo rumore qua, ma quando apri si sentono tutti. Poi ho il vizio di fare scalate troppo aggressive che non hanno senso. Tipo qua un quarta terza ci sta, seconda no, seconda qua. C'è l'ESC attivato, quindi c'è un controllo della trazione che fa molto bene il suo lavoro. Non mi sento ancora così esperto da poterlo togliere e quindi un aiuto elettronico ora lo accetto volentieri. Mettere la quinta in salita, wow, spettacolo. Mi sono dimenticato di dirlo prima, ma è un benzina, dovrebbe essere 1500 se non sbaglio, ma questa non vuole essere una recensione perché io non sono un esperto di motori e lo sapete, però mi piace tantissimo guidare, proprio tanto, e avere a disposizione una macchina così piccola e potente è veramente un onore per me. Mi hanno detto che queste macchine qua, soprattutto col chilometraggio che ha, 133.008 km, hanno un problema alla turbina, quindi quelli della carrozzeria mi hanno detto di non sgasarla troppo, però gli ho detto guarda, vado al Moncenisio, posso tirarla un po' lì. Sì, no, l'importante è che non la tiri sempre, poi un po' va bene. Ma c'è una giornatina oggi. Non ho le batterie del drone cariche, ne ho solo metà, ma dopo una dronatina mi sa che ci scappa. Sto registrando con la nuova GoPro 10, microfono sempre il solito, Rode Wireless Go. E adesso voglio metterla fuori, la GoPro. Momento di incertezza, attenzione. Dove c'è la possibilità di farlo mi allargo un po',
così ho una traiettoria migliore, più pulita. Oggi non c'è grande traffico per strada, ovviamente sempre dove c'è visibilità e si può fare, non bisogna mai tagliare le curve dove non abbiamo visibilità e quindi renderebbe la manovra pericolosa per tutti. Mamma mia, è veramente uno spettacolo da tirare. Cioè, se uno schiaccia in montagna fa... Anche in montagna riesce a raggiungere delle velocità fotoniche. Meno male qua non ci sono tanti rettilinei. C'è una luce veramente fantastica. Ah, siamo già qua? Dio fa! Ma ci abbiamo messo niente! Allora, adesso mi metto qua, vedo di piazzare la GoPro da qualche parte, perché sennò... GoPro arresta video! Eccoci, siamo arrivati finalmente al Moncenisio. Oddio, il Moncenisio vero, vabbè, c'è la diga là. Diga famosissima, insomma, questo posto lo conoscerete in tanti perché d'estate tenda, camper, macchina, anche solo una gita domenicale. È un posto facilmente raggiungibile in Val di Susa. Siamo già in Francia perché questo qua, se non sbaglio, è già Francia. Ecco il gioiellino. Macchinina molto 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 divertente, non ho niente da mangiare per fare uno spuntino. Adesso vado fino al lago, là la strada è molto bella e ci si può divertire, ecco. Oh.
Madonna, che odore di merda, raga. Guarda che trattore molestissimo. Hanno concimato qua, eh. Si sente bene, si sente, si sente. La prima neve. Allora, sicuramente molti di voi conosceranno questo posto. Monceniso è una località molto famosa, si sale dalla Val Susa e poi si va verso la Francia. Questo spottino, anzi spottone, perché è veramente gigantesco, è un punto molto famoso per chi viene in camper. Infatti d'estate in questo pratone ci sono 200 milioni di camper, però è molto carino e in questo periodo è veramente wow wow wow. Soprattutto inizio e fine stagione è top. Ad agosto vi sconsiglio di venire qua perché ovviamente la località è molto bella, è raggiungibile da qualsiasi mezzo e quindi è pieno di camper. Però merita, si può fare un giro attorno al lago, l'ho fatto anni e anni fa, sono tipo 10 km tutto il giro. Si può andare là sopra, ci sono dei fortini. Anche di là qua è pieno di fortini perché essendo al confine un secolo fa avevano costruito un sacco di bunker, appostamenti, robe. Vedo se riesco a fare un volettino con il drone perché purtroppo ho preso l'inverterino. Dove l'ho messo? L'ho messo dietro. Allora raga, c'è un odore di merda veramente pesantissimo. L'inverterino, vabbè, qua ovviamente bordello. Vabbè, comunque, ah, eccolo qua. E non funziona, questo qua è quello che usavo sulla Peugeot, però mi sa che è morto. Niente raga, sono venuto qua così, mi sono fatto il mio girettino, ho provato la macchinina, vi ho portato con me, io non so più parlare. Qualcuno ha detto che dovrei fare un corso di italiano, cazzo, ma avete ragione, ma d'altronde sono uscito con 60 dal liceo, però vabbè, è così. Niente, niente! No, scusate, manteniamo un po' di serietà. Adesso vado di nuovo giù, torno a Turin, anche se in questi giorni vorrei venire in un posto del genere a campeggiare, a dormire in tenda. In questo momento ci sono 6 gradi, quindi sicuramente dovrò attrezzarmi per il freddo, perché qui siamo a 2000 metri e a metà ottobre inizia già a fare un discreto freschino, sicuramente scende sotto zero qua. E boh, non lo so, sicuramente farò qualcosa, non so cosa, però bisogna muoversi, bisogna fare.
niente, con la Sony non posso neanche fare così perché sennò spacco tutto. Ciao raga, bella.